Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Siamo qui con il secondo appuntamento della recensione delle carte rivelate della mini espansione di Rebirth of Glory. Partiamo subito dalla leggendaria Swordcraft, amuleto a costo 0, che con ostentazione utilizza tutti i nostri play point ed evoca dal deck un difensore che costi pari al numero di play point spesi, no? Quindi in questo modo abbiamo un tutor preciso per quello che ci serve. È vero, non attiviamo effetti Battlecry, o Fanfare, come li volete chiamare, però questa carta ha anche un secondo effetto. Se questo è il decimo turno successivo, evoca uno Steel-Clad Knight, quindi in pratica un 2-2. Un 2-2 ogni turno dal turno 10, insomma, non è che sia così tanto interessante, ma potrebbe aiutare in certi casi a fare board. In quali contesti io vedo questa carta forte? Ve l'ho detto, sicuramente Swordcraft ha tantissime carte che come dire, generano valore utilizzando dei fanfare, quindi questa carta va a negarli tutti. È una carta che molto probabilmente ci terremo in mano tutta la partita qualora non vedessimo lo spot preciso per giocarla. È anche una carta che praticamente ci copre qualsiasi turno. Cioè, voi pensate che con lei potete giocare easy, se non avete un pezzo in curva la tirate e quantomeno vi mette in campo qualcosa. Perdete l'effetto, non importa. Voi pensate più che altro che in un mazzo ambush, seppur faccia cagare, evoca un 1-3, cioè evoca sempre Liod tirata a turno 2. Insomma, non mi sembra affatto male, cioè un tutor in più quantomeno. E poi il fatto che rimanga questo amuleto in campo ad un ambush non importa per nulla. Poi, invece, parlando di mazzi un po' più seri, possiamo chiaramente tutorare la 7 mana, il Front Guard General. Tra l'altro, c'è una statua del Front Guard General qua. L'avranno fatta apposta, ma io credo proprio di sì. Magari in un mazzo Evolve voi questa carta la volete giocare a una o due copie perché vi richiama quel pezzo lì. Ora, non lo so. Però sarebbe sicuramente molto interessante. Oppure, faccio un altro esempio, stavolta un po' più stupido. Avete 5 mana, no? Avete l'Esia in mano, ok? Siete sempre in un mazzo Evolve, non avete una carta per attivare l'Esia, ma avete Everlasting Castle. Allora, a quel punto giocate l'Esia, giocate Everlasting Castle, un mana vi richiama Quick Blader. L'Esia si evolve, voi state giocando un mazzo, credo a questo punto di stampo Evolve. E la carta vi ritorna utile in quello spot. È vero, vi occupa uno spazio in campo, ma non importa. Albert evoca tre pezzi. Tra l'altro credo che il suo massimo sia appunto 3. Cioè, non credo che possa evocare qualcosa di particolare. Evoca Geno, evoca l'arciere ed evoca la umana. La umana può essere anche sostituita, quindi insomma, secondo me si può anche non mettere. Quindi in un mazzo del genere non la vedrei neanche tanto male. Bisogna chiaramente vedere quanto potenziale ha realmente questa carta. Per me è da 3 stelle, perché comunque richiamare un difensore così a caso dal deck mi sembra in ogni caso forte. E fatemi sapere la vostra nei commenti, perché è una carta che potrebbe dividere le masse. Poi, tra l'altro qua c'è una domanda. Cosa succede se Everlasting Castle è giocata quando non abbiamo follower dal costo pari al numero? Quindi in pratica. Ok. A follower will not be put into play by Everlasting Castle effect and no play point will be used. È inutile questo effetto, chiaramente. Ci sta dicendo che qualora non avessimo difensori a costo 7, la butto lì, nel mazzo, e noi la giocassimo a 7, lei non ci utilizzerebbe play point, per esempio. Ci interessa poco perché comunque l'effetto si attiva a fine turno o si attiva subito? No, no, si attiva in fanfare, scherzavo. Quindi in pratica, se non riusciamo a sfruttare il suo effetto fanfare, rimane una 0 mana che dal decimo turno ci evoca dei 2. Ok, è un effetto abbastanza irrisorio. Però, boh, ve l'ho detto, secondo me il fatto che tutori è veramente forte. Mei l'abbiamo già recensita e la Aelia, Saint of Peace, è la carta che andiamo ad analizzare ora. È una Gold Havencraft, 2 mana 1-4, alla fine del turno dell'avversario distruggi tutti i follower. Ok.
È una carta che si attiva un po' come il Doomsayer di Hearthstone, solo che il Doomsayer è uno 2 mana 0-7, quindi molto più difficile da togliere. E lei comunque si attiva leggermente prima, e in realtà la cosa non cambia veramente, perché a fine del turno dell'avversario, inizio del nostro turno. Questa è la differenza tra le due carte. Chiaramente è una differenza abbastanza stupida, con la differenza che lei può guadagnare ambush fino alla fine del turno dell'avversario utilizzando l'evoluzione. Questo la rende sicuramente molto interessante, perché ci permetterebbe di usufruire di lei come AOE a costo 2. Insomma, costo 2 è un punto evoluzione per tradare tutta la board dell'avversario, non mi sembra affatto male. Il regame comunque va a stallare, per esempio contro un'Elana tirata di turno 2 partendo secondi è veramente molto forte. Avversario fa drop a 2, che si spera non essere il, cioè il coso lì che prende flagello. Il turno dopo noi facciamo l'Elia e il turno dopo ancora lui tira un drop a 3. Alla fine del suo turno vengono distrutti entrambi i drop e noi possiamo ripartire a board vuota in un mirror match, per esempio, tirando un costo 3. E questo ci avvantaggerebbe non poco. Poi, con che carte la vedrai in combo? Beh, Realm of Repose direi che è una carta molto interessante per lei, perché in pratica a costo 4 avremo una 2 mana 1-4 intargettabile. No, non è intargettabile, è imbersagliabile dagli attacchi. Può essere comunque targettata, può essere distrutta dagli effetti. Sarebbe forte. Non sarebbe forte come giocarla in Evolve, però sarebbe comunque una soluzione. Cioè l'avversario in ogni caso deve rimuovere questa Laelia. Poi possiamo anche stallare, come dire, giocando un Barong. Barong turno 7. Turno 7 Barong Laelia. Turno dopo abbiamo Lapis a board vuota. Comunque, in che mazzo la vedrai giocata? Sicuramente un mazzo di stampo control, Ravencroft, un mazzo Lapis, quindi, perché non c'è altra win condition, e un deck del genere è sicuramente un tool che non può mancare per la sua forza. È vero, abbiamo anche il Folle Fedele, che è sicuramente più forte, perché rimuove board alla fine del nostro turno, però ha un body un po' più piccolo, non leva minion grossi, quindi possono essere carte in grado di coesistere. In ogni caso, secondo me sarebbe ancora più interessante qualora stampassero una carta a 2 mana, per esempio, che possa passarla all'avversario. È vero, sarebbe una combo di 2 carte, però in un mazzo contro l'Evencraft pescheremo veramente tanto. E voi immaginate, spella 2 mana, la passiamo all'avversario, alla fine del nostro turno si attiva l'effetto perché l'avversario a quel punto siamo noi e va a distruggere tutti i difensori in campo ogni volta che passiamo. Sarebbe sicuramente una rimozione interessante anche qualora avessimo, che so, un mazzo che si basa sugli amuleti. Quindi anche a questa carta io darei 3 stelle e passerei alla prossima. Sora, pugno arcano, 2 mana, 2-2, difensore Shadowcraft Gold. Ostentazione, necromanzia 4, guadagna +2/+2, evolve, fai x danni a un follower nemico, x equivale all'attacco di questo follower. Ora, sta carta sicuramente può vedere gioco in un mazzo Shadowcraft, ma a me fa cagare al cazzo perché Shadowcraft non ha bisogno di ste merde. Shadowcraft ha bisogno di una carta che gli dia win condition. Ad oggi non ci sono tool interessanti per rendere A, Reanimate buono, B, beh, Evolve non lo conto neanche perché mi fa cagare, quindi B, Hades buono. Questi sono i due archetipi principali su cui bisognerebbe concentrarsi. A che cazzo mi serve una carta 2 mana 4-4 che tra l'altro non può neanche utilizzare il suo effetto early game? Cioè early game lei ha un 2 mana 2-2, fa cagare, cioè è inutile dirlo. È forte semplicemente tirata a turno 4, quando utilizza necromanzia, quando evolve, basta. Sì, va bene, abbiamo a 2 mana un 5-5 che fa 5 danni, fortissimo per carità. Bella rimozione, con gli altri 2 mana che ci facciamo? Cioè, secondo me è un po' meglio mettere Ortus. Ortus, necromanzia 3, fa 4 danni direttamente, e poi evolve e fa il 2-3. È vero, ci utilizza tutto il turno, però non credo che abbiamo qualche tipo di impedimento a giocare una carta del genere. Cioè, comunque, Ortus non si gioca, e questo è il punto. Quindi perché giocare lei?
non lo so, chiaramente forse in un mazzo Evolve potrebbe dire la sua, anche perché 5 danni sono veramente tanti, però boh, le darei 2 stelle e mezzo e vediamo un po' che cosa ci riserva il futuro. Moriana, Shadow Devil, 6 mana 4-4, difensore Bloodcraft Gold, ostentazione, se vendetta attiva per te, recupera 2 Evolution Point. In un mazzo, Vengeance Evolve può avere senso, ma secondo me questa carta, rispetto a tutte le Bloodcraft che ci hanno tirato appresso, è una carta di merda. Cioè, è inutile dirlo, tutte le altre carte sono forti in tempo, anzi sono fortissime in tempo. Urius è un 3 mana 5-5 Rush che si cura quando un difensore avversario muore sotto un suo trade. Oppure che riesce anche a danneggiare l'avversario e curare noi ogni volta che appunto l'avversario giochi un minion. E chiaramente paragonata a lui, lei fa cagare al cazzo. Ok, va bene, ripristina 2 Evolution Point. Quindi, sì, in un mazzo che ha bisogno di sfruttare la sinergia Vengeance è buona. In un mazzo ibrido, no. Se noi giochiamo le macchine, lei non la vogliamo. Qui intanto ho preso una carta che non c'entra niente. Vi faccio vedere un attimo il deck Hybrid Bloodcraft, che è il mazzo praticamente più forte al momento della classe. È un mazzo che gioca sulla sinergia Evolve con Knicker, Jafnar, Zeus e Succube. È un mazzo che gioca anche molto con le macchine perché Mono genera un quantitativo di evoluzioni impressionante per Zeus, chiaramente. Un mazzo che gioca peschini come Bloodpact e Unleash the Nightmare. E un mazzo che gioca carte rotte che ormai abbiamo visto ovunque come Azazel e Urius. Cioè, ok, va bene, Urius pure è forte solo se c'è vendetta. Non è vero, non è vero, Urius è forte anche senza. Ma comunque quello che volevo dire è che Urius pure sfrutta vendetta, ma le due carte hanno un power level talmente tanto diverso. Cioè, Urius è veramente una carta rotta in ogni caso, anche senza evoluzione. E vi dicevo, il power level è talmente tanto diverso che mi sento di dire che questa carta non può vedere gioco in un mazzo del genere. Anche perché, ragazzi, voi che cosa levate per lei? Chiaramente nessuna carta che fa parte della sinergia. Bloodpact va bene, ma per Bloodpact potrete togliere, cioè potrete mettere Trill, molto più forte di lei. Abbiamo un 6 mana 2-2 più 5-5 evoluto. Ci evolve una sola volta, ma non necessita di Vengeance. Anche perché in certi matchup non vogliamo attivare Vengeance. E soprattutto Azazel è l'unico attivatore, quindi ci sono matchup in cui chiaramente non lo vogliamo tirare. Poi che cos'altro è meglio? Metal Blade Demon sicuramente è un peschino molto più forte di lei. Cioè, un peschino, è un peschino. Ed è molto più forte di lei in questo mazzo. Poi, che altra carta si può mettere? Boh, una terza succube più un'altra carta random. Una carta tech tipo la Spella 4 che banna. Ma sicuramente sarebbe una soluzione molto più sensata. Una Trill e una succube. Cioè, ci sono veramente tanti cambiamenti da poter fare e in ognuno di questi scenari Moriana in ibrido non vede gioco. Parliamo di Vengeance Evolve invece. Vengeance Evolve potrebbe vederla. Chiaramente Vengeance Evolve è un mazzo che ha solo un attivatore che è Azazel. Possiamo giocare il lupo, ma a questo punto stiamo giocando un Vengeance Buff Evolve e stiamo giocando una carta che in tempo non è forte in un mazzo del genere. Quindi sicuramente può vedere gioco in questo tipo di lista. Le darei 3 stelle, ma fortunatamente non hanno dato roba sbloccata a Blood, meno male. Cioè, quantomeno non è un supporto al deck Blood che più si vede. Questo è il punto. In ogni caso, pensateci, voi state giocando Blood, ma volete davvero privarvi delle macchine? Così, buttiamola lì. Le macchine vi danno early game. Cazzo forte, vi permette di contestare le board avversarie. Mica male. Le macchine che altro vi danno? Le macchine vi danno win condition con Mono, evoluzioni a gratis per Zeus. Quindi insomma, se anche l'avversario ha Azazel settato, o mettiamo così, la partita è un mirror. Macchina contro Vengeance. Chi vince? Macchina. Macchina mette più board, macchina evoca le Mono, macchina più win condition. Mentre Vengeance Evolve vince solamente di Zeus. Cioè voi potete tranquillamente gestirgli la board così a caso. Ok, c'è anche l'aura che dà Storm a Calamity Bringer, però i danni sono sempre ridotti a 3, perché anche voi avete Azazel attivo. Quindi, insomma, non, cioè, sono contento che non supportino l'archetipo Blood più forte. Ecco.
Passiamo a Orchis, Linked Heart, carta che sapevamo sarebbe arrivata. Ora vi prendo un attimo la lista delle carte, perché vi vorrei far leggere una piccola nota presente su un'altra carta che invece è Zwei. Zwei, che è Resonant Heart. Vi faccio leggere la descrizione. Noi sapevamo tutti che sarebbe arrivata Orchis. Fear, rage, hatred, affection, no, it's useless, I can't, bla bla bla. Citazione da Orchis Linked Heart. Come si chiama la carta? Orchis Linked Heart. Quindi ci hanno spoilerato il nome prima che la carta uscisse effettivamente. Tra l'altro l'art è molto bella, molto più bella della vecchia Orchis, molto più forte della vecchia Orchis, perché adesso andiamo a vedere l'effetto. Leggendaria Portalcraft, 7 mana 5-5, ostentazione, Evocaloid o androide, scusate, Evocaloid l'androide o marionetta 1. Quando un alleato Lloyd entra in campo, dagli +2/+2. Quando una marionetta 1 entra in campo, evoca una marionetta 2. Quindi, che cosa va a fare questa carta? Intanto vi cerco Orchis. Che cosa va a fare questa carta? Beh, è un 7 mana 5-5, evoca un 3-6 guardia. Forte così. Ha poi tra l'altro anche un effetto evolve che vediamo dopo. Che cosa va a fare invece trasformata nell'altro modo? Anzi, in realtà questa non trasforma neanche. Questa semplicemente evoca token. Vabbè, comunque, che cosa fa in quello spot? Evoca una marionetta 1 ed evoca una marionetta 2. Quindi a 7 mana abbiamo una 5-5, una 1-1 ambush e una 3-2 storm. Mica male. Tra l'altro mi piace tantissimo il fatto che nell'artwork ci siano sia la marionetta 2 che Lloyd. Quindi è un artwork assolutamente nuova, credo. Non penso che sia ripresa da Rage of Bahamut, perché io non l'ho mai vista. E ho cercato veramente tante artwork di Orchis, ma magari me la sono semplicemente persa. Comunque l'effetto non è ancora finito, perché con evoluzione trasforma un puppet nella mano in una marionetta 3. Marionetta 3 è un 6 mana 3-3, chiaramente il suo costo, essendo in mano, non è ridotto a 0, come invece è per esempio per la vecchia Orchis, e quindi in pratica dobbiamo aspettare un turno per giocarla. Allora, sicuramente la carta è fortissima, 4 stelle e non ci piove. Il problema è in che mazzo vogliamo giocarla. Puppet, secondo me, chiaramente. Un puppet che si basa molto, non lo so, sul fare danni face grazie a Silva, perché non abbiamo veramente win condition. Cioè, il problema di questo mazzo è che un puppet genera value riempiendosi la mano, no? Di 0 mana 1-1 rush. Ma adesso non abbiamo una carta che possa utilizzare sti 0 mana 1-1 per fare danni face. È vero, Orchis può avere un effetto simile, può fare danni, ma manca dell'altro burst. Perché un tempo Puppet era T1, c'era Silva, vabbè, Silva l'abbiamo ancora, quindi possiamo inserirla. C'era la vecchia Orchis che faceva da burst, e c'era anche Noah. Quindi avevamo due carte che, tirate una consecutivamente all'altra, potevano permetterci di vincere la partita in maniera proprio stra-safe. Avevamo Nicola, che prima diventava un 4 mana 4-3 in grado di evocare una 5-5, quindi metteva una pressione veramente non irrisoria. Mentre invece adesso manca una win condition. Vogliamo giocare Lishenna come win condition? Vogliamo giocare Maisha? Sì, ok, ma il mazzo veramente rischia di essere troppo lento. Però in realtà capisco che possa avere un senso, in quanto abbiamo una win condition contro Blood, con Silva e Orchis. E abbiamo anche una win condition contro mazzi invece di stampo più aggressivo, perché possiamo sempre tradare board e possiamo anche pulire con Lishenna, possiamo fare OTK con Maisha, e insomma è da vedere. In Artifact, che è il mazzo sicuramente più giocato, Portal, lei non so se la vogliate vedere, forse sì, come si gioca la vecchia Zwei, cioè la nuova Zwei? Non saprei veramente, perché di per sé la carta è forte, ma non mi sento di dire che vada in ogni porta. Vediamo, però di per sé è una carta che vedrà sicuramente gioco da qui fino alla sua rotazione, e anche molto, credo. Passiamo a Ian o Yan Dragon Buster, che ha un 4 mana 3-3 Dragoncraft dorata.
Ostentazione, scegli se trasformare questa carta in Ian e Adele New Leaves oppure evocare un Adele sul terreno dell'avversario, e con Evolve fa 3 danni a un follower nemico. Ok, vediamo un attimo queste due carte. Chiaramente se scegliessimo la prima soluzione avremo un 4 mana 3-3 con Ward e Drain, che in Evolve può permetterci di recuperare vita, e assolutamente non è male tutto ciò, anche perché avremo 5 di cura così a gratis, e avremo anche una Ward, quindi potremo anche proteggere i nostri pezzi. E potrebbe essere giocata questa carta, non è affatto male. Più che altro Ward e Drain, se non sbaglio, sono le caratteristiche della vecchia Adele. Ok, chiaramente non la trovo subito perché è Adele con due L. Ok, Tower Ward e Adele, questa era la vecchia versione. Ovviamente l'ho fusa perché era una carta di merda. Vabbè, prima era una 4 mana 3-3 Ward e Drain che ci permetteva di... No, guadagnava Drain se c'era un alleato, cioè un follower alleato, mentre lui ha Drain di base. E insomma, non è male. Con Evolve però fa ritornare tutti i follower alleati in mano. Ma in realtà questa non è neanche troppo un problema perché... perché Dragoncraft Early Game non mette tanti follower e di per sé vengono tradati quasi sempre. Ma in ogni caso, qualora noi avessimo dei follower, abbiamo Adele. Adele evocata sul turno dell'avversario è un minion 4 mana 3-3 che con Last Word fa 2 danni a tutti gli alleati. Quindi in pratica noi possiamo utilizzare Ian come rimozione AOE oppure come cura. È veramente tanto versatile per questo motivo. Io credo che in Dragoncraft Ramp veda gioco e mi piace tanto. Gli darei 3 stelle e mezzo perché credo che sia più forte di una carta da 3 stelle. Credo che possa assolutamente forse anche vedere gioco in Unlimited, perché è una rimozione chip alla fine. Fa AOE chip, mica male. Tempo play invece è un 4 mana 3-3 Ward Drain. Sì, non è che abbia delle stats incredibilmente alte, ma ci potrebbe permettere di coprire il turno. Quindi sì, direi che mi piace. Dragoncraft ha ricevuto delle belle robe, non rotte. Vediamo un po' che cosa potrà combinare. Secondo me salirà almeno in tier 2, perché abbiamo Otohime buffata, abbiamo la nuova Yela che è un ramp forte, abbiamo questo Ian che è un bel tool, e insomma, di soluzioni ne ha. Tutte le altre carte invece, insomma, non è che abbiano un power level così tanto esagerato. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto, spero che possiate dirmi con un commento che cosa pensate di queste carte, e noi ci rivediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Viva Cristo! Viva Cristo!